Ho sempre dinanzi agli occhi l'immagine della mia prima notte di volo in Argentina. Una notte scura in cui brillavano come stelle solo i radi lumi sparsi per la pianura. Ciascuno era come il segnale in quell'oceano di tenebre del miracolo di una coscienza. Nel tale focolare qualcuno leggeva, pensava, scambiava confidenze. Nel tal'altro forse qualcuno cercava di sondare lo spazio, si logorava di calcoli sulla nebulosa di Andromeda. Là invece si amava. Nel 1938 Antoine de Saint-Exupéry, l'autore de Il piccolo principe, tenta di stabilire il record di volo da New York alla Terra del Fuoco, ma subisce un gravissimo incidente. Durante la lunga convalescenza scrive questo straordinario racconto autobiografico intitolato Terra degli Uomini. Lui è un poeta che fa l'aviatore. Di solito gli aviatori non scrivono poesie e di solito i poeti non fanno gli aviatori. Se mi vedete qui a volare. Lui ha bisogno di stare nell'aria, è il suo elemento, ma l'aria e l'aeroplano senza una casa, un porto, un aeroporto verso il quale volare non ha senso. È che so staccarmi da terra e alzarmi in volo. Quando nel 1926 Saint-Exupéry compie il suo primo volo dalla Francia al Marocco, il mestiere di aviatore è ad alto rischio. Spesso gli aerei sono scoperti, c'è solo un parabrezza tra il pilota e il vento che fischia nelle orecchie. Ma il richiamo del volo è misterioso. Riguarda il desiderio di essere liberi e insieme di realizzare pienamente la propria vita. Il filo conduttore io credo che sia la vocazione umana. Cioè ogni essere umano nasce con un'immagine nel cuore, la ragione per cui è venuto al mondo. E Saint-Exupéry usa naturalmente da poeta, da scrittore, delle metafore, delle immagini. Parla del vento del mare. Io tra poco salirò sopra quei draghi neri contornati di fulmini azzurri e dovrò cavalcare la notte. Sarà un compito difficile, rischierò la mia vita, però io sono stato afferrato alle spalle da una vocazione. The grass was green. Volo, dopo tante esperienze anche drammatiche, anche personali, di atterraggi d'emergenza, anche lui si rende conto che ha metabolizzato, ha fatto proprio questo senso del proprio destino, questa appartenenza a un compito. Non sono le forti emozioni dunque a dare gusto alla vita, ma il senso di comunione con il mondo e con gli altri. Senza compagni, anche se lontani, in volo su altri continenti, niente avrebbe senso per Saint-Exupéry. I legami sono tutto, il cuore dell'esperienza umana. Good feeling, won't you stay with me? La parola legame è qualcosa che ti costringe, è un vincolo. Ma il vincolo, dice Saint-Exupéry con una frase scultorea e fondamentale, i legami sono la nostra forza. Una persona senza legami non è libera, una persona senza legami è disperatamente sola. Il pilota non è mai solo, anche se apparentemente vola da solo, non è mai solo perché i compagni ci sono sempre. Legate ai nostri fratelli da un fine comune e situato fuori di noi, solo allora respiriamo. E l'esperienza ci mostra che amare non significa affatto guardarci l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.
Uno dei racconti più belli del romanzo è la storia del suo amico Guillaume che cade nelle Ande. Sopravvive per 7 giorni contro tutte le aspettative. Ha camminato per giorni e notti continuamente. Perché? Perché quello che lo teneva in vita era il legame delle persone che lo aspettavano. I could not foresee this thing happening to you. Un giorno l'aereo di Saint-Exupéry e del suo compagno Prévost si spancia nel mezzo del Sahara. Pilota e motorista sono incolumi, ma soli nel mezzo del nulla. Dopo giorni estenuanti di cammino e allucinazioni vengono salvati da un indigeno. Un'esperienza drammatica che rafforza in Saint-Exupéry il senso di comunione con gli altri e la chiamata a una vita ricca di senso. Quando gli compare quel Tuareg che lo salva e lui sa che non morirà più di sete come pensava invece, questo volto è il volto di tutti gli uomini, quindi è una fratellanza non soltanto con chi si conosce, con l'intera terra degli uomini. Dopo l'incidente Saint-Exupéry ritorna in patria e su un vagone di terza classe di un treno incontra centinaia di operai polacchi che tornano in patria con le famiglie dopo aver perduto il lavoro. E a loro e a tutti gli uomini che forse non avranno mai la possibilità di scoprire la loro vera vocazione nella vita, che dedica le ultime pagine di questo magnifico libro. Quello che lo commuove non sono la povertà, i segni che questi lavoratori, uomini e donne, hanno sul loro volto di una fatica, di una vita sprecata per certi versi. Quello che lo commuove è un piccolo bambino che lui dice: ma guardate, questo fiore è nato come in mezzo al fango. Quello che lo ferisce è e la domanda conclusiva: quanti Mozart vengono assassinati? In ognuno di noi c'è un Mozart, in ogni bambino che nasce c'è un Mozart, ed è questo spreco di umanità che lui non sopporta. Quando nei giardini nasce per mutazione una rosa nuova, tutti i giardinieri sono presi da emozione e si fa in modo di favorirla. Ma non c'è un giardiniere per gli uomini. Mi tormenta che in ognuno di questi uomini c'è un po' Mozart assassinato.